Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Oggi vediamo insieme la serie Vulcano, introdotta dalla Lego nel 2016. Ogni anno, infatti, la Lego introduce per il suo tema Lego City un sottotema. Il 2016 è stato l'anno della serie Vulcano. Preparatevi perché quest'anno, in estate, uscirà la serie Jungle, Giungla. Non vedo l'ora di vedere i primi set. Il set davanti a noi è il Lego 60120, costituito da 83 pezzi, 4 minifigure come potete vedere, e uno starter set, consigliatissimi, il rapporto qualità-prezzo è eccellente, al costo di 10 euro. Sono usciti della stessa linea ben 7 set in totale, una polybag, quindi esclusiva, e 6 set acquistabili, uno dei quali però in particolar modo solo sul sito ufficiale, infatti non era presente in nessun catalogo. Io ho acquistato 3 di questi set. Oltre allo starter set, ho acquistato questo qui, il camion delle esplorazioni vulcanico, davvero davvero bello, poi lo vedremo in un'altra recensione. E poi ho acquistato anche quest'altro bel set, il cingolato vulcanico, anche se poi lo vedremo più in dettaglio in un'altra recensione. Ora soffermiamoci sullo starter set. È formato costituito da 4 minifigure. Abbiamo una scienziata, come potete vedere. Sono presenti due esploratori vulcanici e una guida. Iniziamo proprio da quest'ultima. È il pilota quel piccolo mezzo dell'ATV che poi andremo a vedere. Ha con sé come accessorio un walkie-talkie che è disegnato anche sul Disegnato anche e stampato anche sul torso. È presente una stampa, quindi oltre che davanti, anche sul retro. Ve la voglio far vedere meglio. Eccola qui. C'è un vulcano e una rosa dei venti con indicato nord, sud, est ed ovest. Davvero davvero bella. Una sola espressione facciale e il colore del cappello è davvero davvero particolare. Normalmente nelle set sono presenti quelli rossi, quelli blu. Il bianco pure è molto raro. Questo qua è particolare come colore. Davvero, davvero interessante. Poi abbiamo i due esploratori, due esploratori vulcanici. È presente una donna. Bellissima la stampa. Ha con sé un piccone e tutto l'armamentario per poter resistere a temperature estreme come quelle presenti vicino ad un vulcano. Infatti, lo stesso accessorio presente anche per una questione, queste stanno a indicare delle bombole di ossigeno, è lo stesso accessorio che normalmente hanno i pompieri. Una sola espressione facciale, davvero davvero carina. Oh, per quanto riguarda invece la stampa sul retro, la voglio far vedere, è identica poi a quella presente sull'altro esploratore vulcanico. Eccola qua. Bellissima, anche qui è presente la rosa dei venti, il piccone alloggiato sul retro, sulla cintura. E le bretelle. L'altro esploratore è invece un uomo. Eccolo qua. E ha con sé un metal detector. Vedete quanto è bello. Ha la stessa stampa, quindi sia sul torso che sul retro. L'abbiamo già vista.
E come espressione facciale presenta insomma queste gocce di sudore ai lati del viso. L'ultima minifigura è la scienziata, come vi dicevo. Rispetto alle altre minifigure viste finora, la scienziata è esclusiva di questo set. È presente solo in questo set. Gli altri invece sì, sono presenti anche in altri set dello stesso tema. Vedete quanto è bella? Con due penne nel taschino, il tesserino di riconoscimento, ovviamente ha una piccola stampa pure sul retro, agli occhiali, e come accessorio ha questa fotocamera. Bellissima. Per quanto riguarda invece il mezzo presente, questo è un ATV. Sta per All Terrain Vehicle, cioè un veicolo in grado di camminare, di viaggiare, di procedere su qualsiasi tipo di terreno. La Lego ne ha presentati tanti negli ultimi anni, sia in questi piccoli set, negli starter set, che in set molto più grandi, e normalmente sono dedicati alle forze dell'ordine, la polizia costiera, i pompieri, insomma. Quindi ne ha presentati davvero a decine. Però sono molto simpatici. La caratteristica di questo qui in particolare è quella di avere le ruote anteriori più basse rispetto a quelle posteriori, per dare un effetto di questo tipo qua, ancora più aggressivo. Non presenta adesivi, questo è stampato ed ovviamente riprende diciamo così, il simbolo del tema, con la rosa dei venti nord, sud, est ed ovest e un piccolo vulcano al centro. Presenta un'antenna, qui c'è la clip per poter alloggiare i walkie-talkie e una catena. Poi andiamo a vedere più in dettaglio a cosa serve. Poi è presente anche un piccolo vulcano che è esplosivo, con del verde, e la funzione per attivarlo è la seguente. Basta pigiare questo piccolo elemento, normalmente viene utilizzato nei set Technic, in questo modo qua. Eccolo qui. Quello che fuoriesce sono due, diciamo così, zampilli di lava. Questo sta ad indicare proprio la lava. E poi è presente all'interno un cristallo. Bellissimo. Blu scuro, trasparente. E immaginiamo che da questo vulcano sia uscito anche questo masso vulcanico, al cui interno è presente un cristallo. Questo verrà trasportato proprio con il nostro ATV. Ecco qui, adesso ve lo faccio vedere proprio di preciso. Ecco, questo verrà agganciato in questo modo e il nostro pilota lo trasporterà per l'analisi. Ragazzi, per questo video è tutto, il set è consigliatissimo ovviamente. Come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e buona costruzione a tutti.